Bella a tutti raga da GovGamer74, ci siamo ragazzi, finalmente siamo sulla gente, il classico, lo aspettavo da veramente parecchio tempo, si sapeva benissimo che sarebbe uscito questa gente prima della partita del Barcellona contro il Real. Quest'anno addirittura hanno aggiunto delle possibilità in più per pescare questi agenti. Io molti li avevo già, anche di palle bronzo, non ho dovuto girare tantissimo, la mia fortuna è che mi ero preparato prima. Comunque ho giocato moltissimo da giovedì arrivare a oggi che è domenica e sono arrivato a questa conclusione qui. Ragazzi, assieme a voi mi vado a fare le ultime 5 pescate. Tra l'altro, come potete vedere, c'ho il classico Hero che ce l'hanno regalato proprio stamattina, perciò dovrò fare una pescata gratuita e le altre 4 a pagamento. Non vi dico chi sono i giocatori, li andremo a scoprire insieme. Perciò ragazzi, non facciamo altro che girare la ruota. Facciamo subito partire la nostra ruota. Paghiamo con GP. Tutte palle nere, spettacolo puro. Clicchiamo subito. Vediamo chi sarà la prima uscita di queste 5. El Picketon. Ragazzi, frontale extra. Questo è un giocatore che in assoluto lo cercavo. Mi fa molto piacere essere arrivato a questo punto qui per inserire nel mio My Club anche El Picketon. Andiamo con Piquet. Abilità gestionali ottimo, che servono come il pane, e procediamo con la quarta pescata. Questa paghiamo con GP. Si procede, clicchiamo subito, tanto sorprese non ce ne sono, tutte nere. Vediamo chi è. Sanchez, Alexis Sanchez, grandiosa pescata, anche lui lo aspettavo, giocatore molto molto veloce, un frugoletto, diciamo, la sua altezza è di 1,68, un giocatore che sulla fascia sarà un'ottima alternativa a Neymar, a Ronaldo, a Royce che avevo dall'inizio. Perciò ragazzi, anche Alexis Sanchez arriva a far parte del mio My Club. Procediamo con l'aggiungerlo ai membri. Perfetto. E andiamo per la terza pescata di questo El Classico Hero. Clicchiamo subito. Siamo in trepidante attesa degli ultimi arrivi nel mio My Club. Scarpina Adidas, è un attaccante. Oh, signori, Angel Di Maria. Benissimo, benissimo, benissimo. Anche Angel Di Maria viene a far parte del mio My Club. Sicuramente anche lui lo proverò, nonostante ho già Bale e Robben sulla fascia destra e Messi. Però è un giocatore che sicuramente andrò ad utilizzare. Perfetto, aggiungiamo anche Di Maria e ci accingiamo alla penultima pescata di questo El Classico Hero, ragazzi. Paghiamo con GP e si procede. Clicchiamo subito. Vediamo chi uscirà. È un leggendario, signori, e anche lui, e anche lui lo attendevo quasi come Ronaldo. Titi Henry, grandissima pescata di Titi Henry. Questo ragazzi, questo è un grandioso giocatore, anche non capisco molto il suo stile di gioco, essendo che è punta e probabilmente non spazierà sia in ESA che in EDA. Però è un'ottima punta centrale. Adesso andiamo a vedere le sue caratteristiche.
accidenti, potenza di rompente 92, controllo palla 91, dribbling 90, velocità 90, finalizzazione acrobatica, Veronica, leader, 4 altre abilità del giocatore. Ragazzi, questo veramente lo attendevo come Ronaldo. Diciamo, Ronaldo, sono stato fortunatissimo, è stata una della, anzi, la mia prima pescata su questo è il classico Hero. Con questo account qui sono stato veramente fortunato. L'altra sera ero in chat mentre facevo GP, sempre per arrivare al mio obiettivo, che è quello di oggi, di spallettare le ultime 5 palle assieme a voi. Ho avuto la fortuna anche di inserire De Gea nella mia rosa, ma questo ve lo farò vedere successivamente nel prossimo video, che ci sarà la preparazione della mia squadra per la divisione 1. Benissimo ragazzi, anche con Henry andiamo ad aggiungerlo a membri My Club, grandissimo giocatore, allenamento tattico, anche questo fa buono. E ci accingiamo a fare l'ultima pescata di oggi. Vediamo chi entrerà a far parte anche del mio My Club. Spingiamo subito. Signori, eccolo qui, Luka Modric, classico numero 10, 31 anni, alto 1,74 del Real Madrid. Ragazzi, Modric è veramente un giocatore fortissimo, mi è sempre piaciuto in PES 2015, in PES 2016 e sicuramente mi piacerà molto anche in questo PES 2017, è un centrocampista molto veloce, con se non sbaglio un buon controllo del corpo, e infatti è a 94. Ragazzi, questi giocatori li sono andati a vedere e rivedere più e più volte nelle loro caratteristiche, perché mi piace studiare anche quelle. Che dire, questa è una pescata che mi farà fare un salto a livello di qualità a centrocampo. Allora, controllo del corpo 94, controllo palla 92, dribbling 87, passaggio verso terra 87, esterno giro, tiro di primo, passaggio calibrato e 3 altre abilità del giocatore. Ragazzi, un signor centrocampista, proprio sul controfiocco. Ok, aggiungiamo anche lui ai membri My Club. Dopodiché, ragazzi, abilità gestionali che vanno ad aumentare, mi servono proprio. E che dire ragazzi, io con questa gente e il classico Hero, come potete vedere, l'ho sbancato, l'ho chiuso assieme a voi. È stato anche qui duro, perché macinare GP in così poco tempo vuol dire stare parecchie ore qui davanti. Lo faccio sempre con un obiettivo, poi dopo mi rilasso per svariati giorni, infatti non pubblico sempre di continuo. Ma diciamo che dopo questo bel opening, ultimo e decisivo, inizierò la mia strada per la divisione 1 con tutti questi campioni che mi sono messo in rosa. Non sarà un problema se perdo, se vinco, o se ci sono dei top o non top in squadra. L'importante è divertirsi, e anche questo fa parte del divertimento, ovvero mettersi in squadra i propri giocatori preferiti. Ragazzi, io spero vivamente che il video vi sia piaciuto, vi invito a supportarmi nel canale con un like e iscrivervi anche nella mia pagina Facebook. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà per la scelta della squadra per la divisione 1. Ciao a tutti da GavGamer e alla prossima.